Con l'ultimo aggiornamento del Nintendo Switch Online, il catalogo del Game Boy si è arricchito con un titolo di Super Mario che sembrava essere stato completamente dimenticato un po' da tutti. Mentre per un Galaxy 2 abbiamo comunque una fortissima richiesta da parte della fanbase, sono pochi quelli che tenevano le dita incrociate per la comparsa su Switch di Super Mario Land. Insomma, per essere un gioco che riporta nel titolo il nome della mascotte videoludica più famosa al mondo, questa è proprio una bella anomalia. Ancora di più se consideriamo che Land è uno dei giochi più venduti di sempre per il primo Game Boy. Con oltre 18 milioni di copie vendute, stiamo parlando di un titolo secondo solo alle prime due generazioni Pokémon e a Tetris, che però veniva venduto in bundle con la console. Addirittura Land ha venduto più anche di Super Mario Bros. 3. Ma allora, perché questo titolo non viene celebrato nel pantheon dei platform di Mario come un vero e proprio must che ha segnato tutta la generazione Game Boy? Ecco, in questo video ricchissimo cercheremo di capire proprio questo, partendo dalle genesi del progetto. Io personalmente sono stra affezionato a Super Mario Land e insieme a Cubillion è stato uno dei primi giochi che io abbia mai giocato in assoluto. E sono felicissimo che finalmente sia giocabile da una platea così ampia di utenti. Certo, ne riconosco gli evidenti difetti, ma questi non tolgono nulla al fatto che si tratta di uno degli esperimenti più importanti di sempre per la prima vera console portatile di Nintendo. Ma andiamo con ordine, se video del genere vi piacciono, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Se invece siete in vena di spese pazze, vi invito come al solito a consultare il catalogo di Otoji Retro Games per tutte le vostre esigenze collezionistiche, altrimenti seguite in descrizione il link a Instant Gaming per avere degli ottimi sconti sui giochi e sugli abbonamenti digitali. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Per comprendere Super Mario Land bisogna capire la genesi del progetto Game Boy. Dopo l'incredibile successo del Famicom, i lavori sulla nuova console fissa della grande N erano già iniziati, ma il presidente Hiroshi Yamauchi sentiva che era giunto il momento di attaccare il mercato delle portatili, mercato che sostanzialmente ancora non esisteva. Il successo di qualche anno prima dei Game & Watch aveva dimostrato come ci fosse un'ampia fetta di utenti interessata al gaming fuori dal salotto di casa, e proprio questo successo spinse Yamauchi ad affidare il progetto al team Nintendo Research and Development One, lo stesso gruppo che aveva concepito, sotto la guida del leggendario Gunpei Yokoi, i Game & Watch. All'epoca però c'era molta incertezza su un hardware del genere e la popolarità del Famicom non garantiva a prescindere di replicare una tale diffusione. Pensate che internamente, durante le prime fasi di sviluppo, alcuni impiegati di Nintendo si riferivano al Game Boy come Dame Game, dove Dame è il giapponese per fallimento. Oltre agli scettici c'era anche tanta perplessità sull'identità stessa del progetto. Yokoi voleva creare un vero e proprio successore dei Game & Watch, mentre il suo secondo, Satoru Okada, ispirato dall'impostazione del Famicom, voleva una console a cartucce che offrisse un agevole ambiente di sviluppo ai team di terze parti. I conflitti interni, fomentati dallo stesso Yamauchi, alla fine si risolsero nel prevalere dell'idea di Okada. Già dai prototipi mostrati nel 1987 era chiaro come il Game Boy potesse raggiungere una fetta di mercato vastissima. L'immediatezza di Game & Watch viveva nel nuovo hardware grazie al ritorno del D-pad, la croce direzionale, e la volontà di utilizzare una tecnologia matura, ma non all'avanguardia, aveva permesso di contenere i costi di produzione e di allungare la durata della batteria. Yamauchi però era fortemente convinto che il vero appeal di una console fosse determinato dai suoi giochi. Al Game Boy serviva quindi un system seller, un nome in grado di convincere gli acquirenti ancor prima di comprendere la vera portata del progetto. Insomma, per farla breve, Yamauchi voleva un gioco di Super Mario al lancio della console. C'era però un problemino, bello grosso. Shigeru Miyamoto, il padre della serie di Mario, che aveva dimostrato di essere un vero e proprio fuoriclasse del game design, al momento non era disponibile. Miyamoto infatti era bloccato sullo sviluppo del Super Famicom e sui titoli next gen delle sue serie più famose, ovvero Super Mario e The Legend of Zelda. Miyamoto non poteva abbandonare dei progetti così importanti per una scommessa dal futuro incerto, e fu per questo che il primo Super Mario portatile fu anche il primo a non vedere coinvolto nella sua realizzazione Shigeru Miyamoto. Il presidente di Nintendo scelse di affidare il progetto nuovamente al team di Yokoi e Okada, e la decisione aveva perfettamente senso. Il loro team aveva una conoscenza profonda
profonda dell'hardware della console. Nessuno meglio di loro avrebbe potuto sfruttare le potenzialità del Game Boy già dal lancio. Allo stesso tempo, R&D One aveva anche un background di tutto rispetto nello sviluppo di titoli. Yokoi, in particolare, aveva messo la firma su titoli come Metroid e Kid Icarus e aveva dato importanti consigli di game design a Miyamoto durante lo sviluppo di Mario Bros. E Super Mario Bros. L'idea di un Super Mario al lancio della console era troppo ghiotta per mettere tutto in pausa ed aspettare Miyamoto. Pensate che addirittura, in Occidente, inizialmente il Game Boy sarebbe dovuto essere venduto in bundle con Super Mario Land e non con Tetris. La decisione di scambiare i due titoli fu presa all'ultimo minuto e per me fu una scelta vincente. Mentre Mario avrebbe venduto comunque tanto anche se proposto slegato dal Game Boy, a parti invertite in tanti si sarebbero persi Tetris, un fenomeno che andava proposto al grande pubblico su un piatto d'argento. Però se avete giocato a Super Mario Land o semplicemente state vedendo il suo gameplay per la prima volta, è normale che vi siate chiesti, ma perché è così diverso da un Mario classico? E la risposta è duplice. Da una parte abbiamo la prima transizione della serie su un hardware portatile, che tra l'altro non era ancora stato commercializzato. Il team dovette fare i conti con dei grandi limiti tecnici e tanti dei concept fondamentali di Super Mario Bros. Andavano stravolti per essere adattati alle dimensioni ridotte del Game Boy. Dall'altra parte però, tolto Miyamoto dall'equazione, Yokoi in veste di producer e Okada in quanto director non si posero dei limiti creativi e presero l'appartenenza alla serie di Super Mario più che altro come un punto di partenza sul quale innestare innumerevoli concept fino ad ora inutilizzati. Lo stesso titolo, il Land, indica un nuovo mondo, anzi una nuova terra da esplorare. Sarasaland è molto diversa dal Regno dei Funghi e attinge a piene mani dal mondo reale. Seppur con uno stile minimalista, è chiaro come i quattro mondi in cui sono raggruppati i 12 livelli di gioco siano dei palesi riferimenti all'Egitto, all'antica Cina e all'Isola di Pasqua. Questo però non significa che Land sia un Super Mario realistico, anzi, la trama, accennata solo nel libretto di istruzioni, prende il via dal rapimento della principessa Daisy, qui alla sua prima apparizione, da parte dell'alieno interstellare Tatanga. Bellissimo. Se si continua ad esplorare il libretto di istruzioni, sembra che anche tutto il roster di nemici sia completamente inedito, ma questo è vero solo a metà. In realtà ci sono degli elementi ricorrenti come i Goomba, i Koopa e le piante piragna, solo che per qualche motivo si scelse di lasciare invariati i nomi dalla versione giapponese, quindi questi vengono presentati come Chibibo, Nokobon, Pakkun e via dicendo. La creatività del character design è fuori parametro e anzi direi che nonostante tutti i limiti tecnici dell'epoca è stato svolto un buon lavoro nell'adattare questi artwork alla primitiva grafica del Game Boy. Ma come dicevo anche gli elementi più familiari sono stati stravolti. Prendete ad esempio i Koopa. Questi sono stati trasformati in delle tartarughe con dei gusci esplosivi. Dopo essere state schiacciate, queste possono danneggiare Mario. Allo stesso modo, viene mantenuta più o meno intatta una rudimentale catena dei power-up, ma con una sostanziale differenza. Il fiore dona a Mario l'abilità di sparare non delle palle di fuoco, ma delle super palle. Delle sfere in grado di rimbalzare sullo scenario che permettono di raccogliere le monete anche dalla distanza. Un elemento di gameplay che dà vita a delle soluzioni molto intriganti sia in senso offensivo che esplorativo. Altri stravolgimenti invece arrivavano dettati da necessità tecniche. Il fungo One Up, ad esempio, fu sostituito da un cuore. Questo perché lo schermo in tonalità di grigi del Game Boy non avrebbe reso possibile distinguerlo con facilità e immediatezza dai super funghi. Il gameplay quindi si muove sempre su questa sottile linea che si sposta tra ok, sto giocando a un Super Mario e oh mio Dio, ma cos'è sta roba? Il level design strizza continuamente l'occhio a Super Mario Bros. Si parte da percorsi relativamente semplici fino ad arrivare a complesse sequenze di salti tra piattaforme semoventi e nemici posizionati in modo strategico. Da subito è chiaro come si invogli il giocatore a rigiocare i livelli. Questi sono pieni di piccoli segreti come zone nascoste all'interno di tubi e blocchi invisibili che è facile perdere durante i primi attraversamenti, complice anche un timer che lascia poco spazio ai detour esplorativi e anche l'impossibilità di tornare indietro facendo scorrere lo schermo verso sinistra. I livelli da shooter orizzontale sono, per quanto mi riguarda, il fiore all'occhiello di Super Mario Land. Sono trovate come queste che fanno capire al volo quanto la priorità di Yokoi e Okada non fosse quella di creare un Super Mario, ma piuttosto un gioco divertente dall'inizio alla fine. Prima di passare ai difetti, sono fermamente convinto che la colonna sonora sia uno degli aspetti più riusciti di tutta la produzione e anche una delle più memorabili in assoluto di tutta la lineup Game Boy. Però qui magari
magari sono io che mi sono fritto il cervello. Risentire queste melodie mi sblocca dei ricordi assurdi e mi rendo conto di guardare e ascoltare questo gioco con una tonnellata di nostalgia che fa da filtro. Se tra di voi c'è qualcuno che ha scoperto Land solo recentemente, dai, fatemi sapere nei commenti che impressione vi ha fatto la colonna sonora. Quindi, lo avete capito, sono un po' un fanboy del titolo, non lo nascondo, ma allo stesso tempo non nascondo neanche i suoi evidenti difetti. Principalmente per me i limiti della produzione sono due. Il primo è una fisica di gioco che cerca di imitare quella dei Super Mario Bros, ma non riesce a catturare lo stesso dinamismo e la stessa precisione dei controlli dei titoli NES. Mario è molto pesante e si ha sempre la sensazione di non avere il pieno controllo dei salti e dell'aggiustamento della loro traiettoria. Sarò sincero, non so se senza la funzione di Rewind mi godrei allo stesso modo il gioco. Ci sono tantissime occasioni in cui si viene penalizzati dalla fisica imprecisa e dalle collisioni non sempre convincenti. Però è anche vero che non siamo a livelli di difficoltà e di frustrazione di un Donkey Kong Land. Ecco, quello mi faceva impazzire anche all'epoca, quando alla fine si era molto più predisposti verso i giochi difficilotti. Il secondo difetto è a livello di contenuti. 4 mondi, divisi in 3 livelli ciascuno, significano in totale 12 stage. Il gioco si può finire in meno di un'ora senza problemi e dopo rimane ben poco da fare. Avendo eliminato la bandiera finale, il sistema di punteggio perde parte del suo fascino. La fine di ogni livello, tranne i boss, è caratterizzata dalla possibilità di partecipare a un minigioco se si riesce a raggiungere l'uscita superiore. Questo però è un segmento brevissimo e estremamente casuale. Potenzialmente molto utile, ma non di certo dal gameplay incisivo. Completare il gioco poi dà la possibilità di giocare a un New Game Plus, che è un expert mode dove la difficoltà viene alzata da una maggiore frequenza di nemici, ma l'esperienza rimane sostanzialmente invariata, se non ancora più frustrante. Trattandosi poi di quella che potremmo definire quasi preistoria videoludica, Super Mario Land non presenta né un sistema di salvataggi né di password. Una volta spenta la console, si ricomincia da capo, ovviamente se non prendete in considerazione tutte le comodità offerte dall'emulazione su NSO. Quindi ora dovreste aver capito perché, quando si è trattato di far conoscere la serie dei Land, Nintendo sia partita direttamente dal secondo capitolo. Uscito ben 3 anni dopo il suo predecessore, Six Golden Coins nasceva in un contesto ben diverso. La conoscenza maturata dell'hardware permise di raggiungere standard grafici molto più elevati e in continuità con il coloratissimo art style di Mario e allo stesso modo, se Land scimmiottava Super Mario Bros, così Land 2 affiancava in modo ancora più intelligente World, abbracciando tanti degli stilemi introdotti dal capitolo a 16 bit. Se non fosse stato un titolo di lancio, Land non avrebbe mai venduto così tanto e se non avesse avuto l'immaginario di Mario appiccicato sopra in modo un po' rocambolesco, difficilmente avrebbe attratto così tanto pubblico. Ma proprio per questo, per me, Land rimane uno dei più grandi esperimenti di quell'era. Il perfetto esempio di come la Nintendo di quell'epoca era disposta a prendersi dei rischi, stravolgendo le sue IP più famose e cucendo su misura dei titoli innovativi su degli hardware a dir poco avveniristici. Insomma, spero non tanto di avervi convinto a giocare Land, che capisco si possa presentare in un modo abbastanza respingente, quanto piuttosto di avervi spiegato per bene una pagina della Nintendo di fine anni 80 che molto spesso viene dimenticata e che dai, diciamo, ce lo meriterebbe molta più attenzione. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, ciao ciao, datemi i soldi, ciao ciao, mi raccomando, nerdate duro, ciao ciao. Io sono il Poro Land, Michele Sarasaland, ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Ciao 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 ci